Mauro Manfredi, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto davvero qui nel nostro posto delle parole per farci ascoltare le sue di parole, che sono parole che coinvolgeranno sicuramente, andremo nel territorio dell'emozione, perché lei anzitutto ha molto da raccontare. Partiamo da un Va dato di bene. fatto, Mauro Manfredi, partiamo dalla sua Sì. età. Anni 93, compiuti il 10 marzo di quest'anno. 93 anni, ospite a Cuneo Montagna Festival, il festival per l'appunto a Cuneo, dal 14 al 19 di maggio, e Mauro Manfredi sarà ospite del festival sabato 18, con la presentazione del libro. La presentazione del libro, perché Mauro Manfredi non si risparmia nulla, 93 anni però scrive ancora libri, e il libro, che è stato pubblicato da Fusta Editore, si intitola 80 anni sulle mie montagne, ma il sottotitolo è tutto da raccontare, Apologia di un'attività inutile. Mauro Manfredi, partiamo proprio da questo aggettivo. Quant'è inutile andare in montagna? Mi rifaccio a un libro di un francese che ha intitolato Le conquérants de l'inutile, cioè i conquistatori dell'inutile, perché fa rilevare che l'alpinismo non serve assolutamente a niente, non è produttivo. Io aggiungerei quasi che lo si potrebbe anche ritenere irrazionale. Proprio per questa ragione, perché non ha una spiegazione logica, però al tempo stesso è estremamente razionale nella prassi, perché se si va in montagna e non si sta molto attenti e non si seguono regole molto precise, non si ha un comportamento cioè serio e sensato, razionale, non si va lontano. Quindi definirlo irrazionale è vero, perché la componente principale dell'alpinismo è forse quella passionale, quella dell'entusiasmo, quella del rapporto di simbiosi con la natura. Però serve anche molto, molto cervello per salvare la pelle, perché io ho anche arrampicato, oltre che a fare molto più alpinismo, quando ero più giovane, quando ero molto più giovane. E quindi parlo a ragion veduta, credo. Ok. Mauro Manfredi, altro che se parla ragion veduta, però io vorrei toccare un tema che lei racconta tra l'altro in questo libro a cui facevo riferimento, libro che ha la prefazione di Nanni Villani. Quanto conta lo spirito romantico per andare in montagna, per conoscere la montagna, per fare alpinismo? O almeno più che quanto conta, conta ancora oggi? Me sì, direi che conta moltissimo. Per come adesso l'alpinismo si esplicita, comincia ad avere qualche dubbio, nel senso che c'è troppa competizione, c'è troppo esibizionismo, c'è troppo la tirannia della performance, del risultato e soprattutto di stupire, perché è patelle bourgeois, insomma. E quindi lo spirito romantico in qualche modo sicuramente sussiste, però non è più così scatenante come agli origini, quando appunto con i primi dell'Ottocento, anzi addirittura con si fa datare dalla conquista del Monte Bianco, insomma, quindi alla fine del Settecento. Ecco. Quindi io personalmente vado sempre in montagna con molto entusiasmo, quindi mi sento romantico. Ed è anche molto bello portarsi dietro una dote di entusiasmo, però, come lei diceva in apertura di conversazione, portare dentro e dietro di sé anche molta attenzione e soprattutto rispetto della montagna. E la partecipazione a uno dei tanti festival, come quello di Cuneo, per l'appunto, Cuneo Montagna Festival, e porre l'attenzione su quello che noi chiamiamo montagna in maniera un po' distratta. Oggi come oggi, Mauro Manfredi, lei che le montagne le ha percorse, le ha scalate, le ha conquistate, le ha vissute, le ha amate e via dicendo. E cosa si sente dire rispetto alla parola montagna oggi?
montagna, sa, montagna per me è natura, ovviamente. E, io ci sono le tre L della mia vita, che sono il nord, la natura e, adesso non mi viene in mente la terza, insomma. Cioè, per me andare in montagna c'è una condivisione, cioè, ho sempre dei pensieri panteistici, no? Cioè, io non sono credente in una religione ufficiale, sono cattolico, battezzato, cresimato ovviamente, ma quindi la mia visione sono parte da, dalle impossibilità di definire razionalmente l'esistenza o la non esistenza di un essere superiore, ma non importa, perché quello che conta in questo caso è il comportamento, cioè non ha importanza per me che Dio esista, ma è essenziale che ci si comporti tutti come se Dio esistesse. Ecce Deus daretur, tutto lì. Quindi per il resto io sto con Giordano Bruno e con Spinoza. Però bella questa cosa. Bella questa cosa che dalla montagna siamo parlato, siamo passati a Baruch Spinoza, quindi non è niente male. Poi il fatto stesso che lei parlava degli dèi, e anticamente si diceva noi crediamo negli dèi, ai tempi di Roma si diceva noi crediamo negli dèi come se ci fossero. Se però non esistessero gli dèi, quantomeno abbiamo vissuto rettamente. Lei cosa ne pensa, Mauro Manfredi? Per cui non ho capito. Lei cosa ne pensa di questa frase, Mauro Manfredi? Quale frase? La degli dèi? Sì. Ma io ammiro molto l'antica Grecia, che gli dèi li aveva fabbricati a volontà, no? Poi naturalmente era arrivata presto alla conclusione che non contavano molto, perché erano poi come gli esseri umani, con gli stessi difetti, soltanto che erano immortali e invisibili, ma per il resto alla pari con gli uomini, anzi peggio in certi casi, quindi, però l'esigenza di Dio è un dato di fatto, non è razionalmente dimostrabile, però è un dato di fatto, permea a tutte le culture, tutte le epoche storiche, tutte le latitudini. Quindi dicevo, Giordano Bruno aveva immaginato e dichiarato che per lui la divinità e il sacro è l'ente, l'esistente, chiamiamolo l'ente, l'essenza, e la natura è il fenomeno, cioè è il modo in cui l'ente si manifesta. Ecco, quindi Dio ha bisogno della natura per manifestarsi. Se non ci fosse la natura, Spinoza ha fatto un passetto di più e ha addirittura è arrivato al concetto del Deus sive natura, cioè Dio e la natura sono la stessa cosa. E su questo io posso concordare tranquillamente, perché non è un problema di ragione, è un problema di sensibilità. E quindi diventa quasi un problema di fede, pur essendo in fondo fortemente razionale. Adesso sto divagando. No, ma altro che, lei non sta divagando, perché è molto bello, no, quando nelle nostre conversazioni si parla di un argomento. E poi si va oltre, perché poi è poi sempre così, come succede nelle conversazioni. Però, Mauro Manfredi, lei ci racconta l'ultima escursione che ha fatto in montagna? L'ultima? Sì. Vabbè, è un mese fa. E dove è andato? Un'agina sono andato alla cima Durand, sopra Artesina, in Valpesio. No, non è in Valpesio, è in Artesina, vabbè, non insomma, sopra Fraboro, Artesina, è una stazione sciistica.
le ultime mie gite con gli sci, quelle a piedi è un altro discorso più facile, ma quelle con gli sci mi trovo meglio se la salita la posso fare con le pelli di foca attaccate agli sci, con i tessi di foca, insomma, i teli, il termine, certo. E va bene. E poi la discesa preferisco farla su neve battuta, perché la pista, perché appunto non ho più quella elasticità, quella padronanza per andare fuori pista, ecco tutto lì. Quindi questa gita qui praticamente la ripeto tutti gli anni. In questo caso ero con due amici, Sergio e Lucetta Gibaudo, che sono amici da una vita, e da Altesilla siamo saliti a questa cima Giurana, sono 700 metri di dislivello, ci abbiamo impiegato circa 3 ore. E che è successo? La giornata era stupenda, proprio abbagliante, era un cerchio magico di luci, di intensità, e vabbè. Quindi mi sono tranquillamente la mia salita, con passo tranquillo, sono sempre l'ultimo della fila ovviamente, rimuginavo i miei pensieri più o meno panteistici o comunque più o meno carichi di tensione emotiva. Comunque, arrivato in cima, e qui voglio segnalare che alla mia età ad andare in montagna porta anche qualche vantaggio, oltre parecchi inconvenienti, di insufficienze e cose del genere, no? E i vantaggi sono questi: sono appena arrivato in cima, gli amici immediatamente mi hanno portato un bicchiere di tè caldo, qualche pezzo di cioccolato, dopodiché si sono affrettati a sganciare gli scarponi, poi a togliere gli sci dagli scarponi, a togliere le pelli di foca dagli sci. Insomma, io mi sono sentito come Gianni Agnelli, che andava in montagna in pista portandosi dietro sempre uno skiman. Solo che io avevo con me uno skiman e una skiwoman, e quindi ero addirittura più privilegiato di Agnelli. Ecco, questa è stata la mia vita. Poi in discesa, e ero convinto di poter ancora fare le serpentine che facevo nelle gite precedenti, negli anni precedenti, ma erano meno fiolse, meno disinvolte, dovevo un po', come dire, accontentarmi, ecco. E sono arrivato in fondo, che le avevo spese quasi tutte, insomma. Ma comunque, come scrivevo nei temi dei saggetti delle elementari, felice e contento della bella giornata scorsa. Come si chiudevano una volta i pensierini di scuola. Mauro Manfredi, ma nel suo sguardo, nei suoi occhi, qual è l'immagine della montagna che le ritorna di più? Un momento, un aneddoto? Che cosa ripensa più volentieri, o che cosa le ritorna più in mente nel suo sguardo? Ma guardi, quello che ricordo di più è la prima gita in assoluto. Ce la racconti? Che l'ho fatta nel 1941, avevo 10 anni, ero con mio padre, che era anche un buon alpinista, e eravamo andati per nottare al Pavillon de Montfresti, sopra Courmayeur, a 2000 metri quindi, e poi il mattino dopo eravamo saliti al Colle del Gigante e alla piccola e a Tiflambeau, vabbè. Ecco, per me è stata una rivelazione, un'iniziazione, anche perché con mio padre ci siamo addirittura legati in cordata sul ghiacciaio. Noti che io ero in pantaloni corti. E l'altitudine era 3.000 e passa metri. 3.300, ecco. 3.400, fino sfiora i 3.500 mi fa. Ecco, perché le gambe incordate è stato per me una cosa emotivamente incandescente. Legarsi incordata vuol dire affidarsi reciprocamente alla propria incolumità, se non addirittura la vita, quindi ha una forte valenza simbolica. Farlo poi con mio padre è il massimo che potessi sognare, perché in quel modo lui mi associava alla sua grandezza, alla sua altezza, e io ero
mi sentivo complice e insomma, e in più c'era il colpo d'occhio panoramico sopra, sul versante del francese, molto ampio, molto del gigante, questo cinema, ma sul versante italiano c'era la sciabolata della cresta del Peterei che sale al Monte Bianco, una cresta alternata di cime rocciose e ghiacciate che si stagliava con una nitidezza calligrafica contro l'azzurro del cielo, una cosa da che io ho nel cuore e nella mente come qualcosa di irraggiungibile, inimmaginabile, eccezionale, insomma, di totalizzante, ecco. Limpidezza calligrafica, ce la ricorderemo questa definizione, Mauro Manfredi, molto molto bella. Tra l'altro vorrei ricordare ai nostri ascoltatori della sua recentissima partecipazione. A che tempo che fa, ce la può raccontare? Partecipazione a? Alla trasmissione da Fazio, A che tempo che fa? Ah sì, è stata una cosa curiosissima. Già l'ambiente, insomma, già arrivare in macchina all'attraversamento di Milano alle 8:30 di sera, di domenica, allucinante. Macchine, per persone, semafori in continuazione, e poi non è il centro di Milano, è la relativa periferia. E io mi sono chiesto, ma 2,5 milioni di persone vivono così, in piedi l'uno dell'altro? Meno male che io vivo a Peveragno sotto la Bisalta e con la montagna a due passi, insomma. Vabbè. Comunque siamo arrivati, subito conosciuto il reciceto, molto, molto affabile, molto alla mano, insomma, così mi ha messo subito il mio agio e quando mi ha chiesto se ero emozionato ho detto, beh, un po' sì, però sotto controllo. Quindi, e comunque, e poi ho avuto tempo di congratularmi con lei per il tipo di personaggio che è riuscito a crearsi, perché ha uno stile suo che non è, non si può copiare, non è difficile. Quindi non è stato molto male. E poi, dopo aver atteso il nostro momento, siamo entrati, io al braccio della Lirizzetto, siamo saliti sul palco e lì c'era Fazio e lì in pratica mi hanno chiesto, cioè mi hanno presentato quindi la mia età, eccetera. Poi mi hanno chiesto alcuni dettagli della mia vita, queste cose qua. Io mi aspettavo qualche domanda sulla montagna, ma evidentemente allora al pubblico interessava soltanto la situazione curiosa, no, della presenza di un vegliardo madolo della quarta età che ancora va in montagna e quindi faceva notizia, ecco, questo lo capisco. Sono appena riuscito a piazzare alla fine, prima che mi congedassero, che come alpinista io rivendicavo a me, ma soprattutto a tutti gli alpinisti, all'alpinismo, il merito enorme di avere sottratto la montagna, l'ambiente alpino, dalla sua nudità minerale per trascinarlo e inserirlo nel mondo dell'uomo, nel mondo della coscienza, della cultura, e per fare diventare le montagne oggetto di conoscenza, di passione e addirittura di amore. E questo credo che sia una cosa molto importante, Mauro Manfredi. Prima di salutarci, lei parlava poco fa di abitare a Peveragno, sotto la Bisalta. Lei cosa vede dalla sua finestra adesso? Non ho capito la domanda. Lei dalla sua finestra adesso che cosa sta vedendo? Quale panorama c'è? Dalla mia finestra vedo la Bisalta. Io vivo piano terra. Io sono nato a Cuneo, sono vissuto a Cuneo fino alla fine del 1900. Dal 2000 abito a Peveragno, che è un paese a 11 km da Cuneo, ai piedi della Bisalta. Vivo a piano terra, ho un bel giardino piuttosto ampio e dalla finestra vedo la Bisalta.
è tutta questa cinza di fiori, di serpugli, degli alberi. Quindi mi considero molto fortunato, insomma. In effetti, insomma, perché ho avuto una vita tutto sommato pur molto positiva. Sono medico, dentista, ho scritto 10 libri fino adesso, sono quindi, anzi 11, e quindi... Che compagnia le fanno? Che compagnia le fanno i libri? Anzi, che cosa sta leggendo in questi giorni, Mauro Manfredi? In questi giorni sto rileggendo la storia di Elsa Morante, perché considero Elsa Morante, soprattutto per il suo primo libro, Menzogne e Sortilegio, la più grande scrittrice italiana di tutti i tempi, concordando in pieno con la stessa affermazione fatta da Lukács, che è un famoso critico e studioso ungherese. Ecco, quindi sto leggendo combinazione e rileggendo. E a proposito di libri, ricordo il libro... Però, prego, stava dicendo... No, i libri ne ho letto molto, il problema è che non mi ricordo. È questo, è il bello del leggere i libri. Credo che qualcosa sia rimasto nella lettura di tanti libri. Certo, diciamo, non ci si ricorda... Tutti, soprattutto i russi, i francesi, tedeschi, ovviamente non ci si può ricordare di tutti i libri, però qualche cosa rimane nella coscienza, nel ricordo. Mauro Manfredi, 80 anni sulle mie montagne, il libro pubblicato da Fusta Editore e raccontato poi al Cuneo Montagna Festival. Intanto, Mauro Manfredi, grazie davvero per l'eleganza della sua conversazione, l'entusiasmo e la conoscenza, e per averci ricordato di un certo Baruch Spinoza, che non è mai una cosa casuale. Buona giornata. Grazie a lei. Buongiorno.